Rosina, volete dire qualcosa sulla festa? Che cosa rappresenta per voi Sant'Antonio? Oh, Sant'Antonio che rappresenta? Presenta un santo calato del paradiso, del cielo. Questo santo che mi ha fatto un miracolo grande, 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 grande. Mi ha fatto. E c'è? Sì. C'è che aveva un figlio mio che non si senta buono, che era malato, giunco, morto, a questo piglia così e sanò, 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 Sant'Antonio, pregavo, avanti, avanti a Dio pregavo e sanò. Quando sono andata, che era in America, ho visto morto, morto. Avete pregato a Sant'Antonio? Sant'Antonio. E tutti i santi, ma io sono messo avanti al Signore, Sant'Antonio, e risuscitato. Ho avuto una grande grazia, grazia, una grazia bella, bellissima. 86 anni, 86 anni di grandezza. Ma ancora devo andare a 104. Benissimo. Che posso consigliare, o fanno questa festa, non mi abbandonano. Questa è una festa bellissima, ma solo Dio ha pregato per mi portare questo santo a casa, noi non avevamo niente qua. E allora deve continuare ancora, sempre questo, finalmente sono i piccoli che crescono e i grandi devono insegnare, che devono continuare con Sant'Antonio. È un resoconto positivo quello che possiamo fare quest'anno, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione ai giorni della novena, una partecipazione assidua, è stata infatti una celebrazione eucaristica per tutti e 9 i giorni abbastanza frequentata, non soltanto dagli abitanti di Prisarello, ma anche dagli abitanti delle contrade limitrofe come Junchi, Camogelli e spesso anche dalle persone, dai fedeli di Gioiosa Ionica, del centro di Gioiosa Ionica. I festeggiamenti civili invece hanno avuto inizio proprio venerdì. Ricordiamo che venerdì ha avuto luogo qui davanti alla chiesa il torneo di briscola, anche questo abbastanza partecipato. E poi, mentre invece ieri sera, il concerto della banda Rossini di Gioiosa Ionica. Per quanto riguarda invece la celebrazione eucaristica di quest'oggi, una celebrazione molto partecipata, e la cosa più bella è stato vedere proprio la partecipazione dei piccoli, dei giovani del luogo. Molto toccante, molto bello è stata anche la processione offertoriale, soprattutto per i doni e per i numerosi simboli che sono stati presentati qui all'altare. Allo stesso modo possiamo parlare positivamente anche della processione, avutasi proprio dopo la celebrazione eucaristica, anche questa ha vantato la presenza di numerosi abitanti del luogo e non solo. Si è anche pregato molto e questo è molto importante perché è stato un momento di raccoglimento per tutti i fedeli. La festa si è conclusa con il concerto del gruppo musicale Notte Battente, con i caratteristici fuochi pirotecnici e infine con l'estrazione dei premi durante la riffa. Per gli abitanti di Prisarello la festa di Sant'Antonio è divenuta quasi un simbolo di identità. Noi ci identifichiamo con questa festa e siamo tutti in attesa che la prima domenica di agosto venga celebrata. E, per noi quindi è un momento di raccoglimento, un momento appunto di festa, non soltanto religiosa, ma di festa che vuol dire stare insieme, condividere e porci sempre di più dei nuovi obiettivi.